Vediamo questa carlotta. Sì, fa sembra che si vede. Ok, scendo piano piano. Eccola qui. Un palcoscenico naturale. Ci sono rifugiate di gente, ecco. Quando ha fatto la neve. Praticamente gente che andava alla montagna qua, pure adesso. Nell'ipotesi che si pia una cosa un'altra, chi ha posso dormire qua. L'importante è che sto in bottega. Questo è stato pure il rifugio degli uomini del Paleolitico. Ecco qua tutto, vedete? È asciutto, qua bene che è asciutto. La grotta, io sono 63, circa 2 metri la larghezza, qui, qui, la stessa. La lunghezza della grotta, da lì, è circa 7 metri. È molto comoda. Anzi, vi dico di più. Le vedete queste pietre, queste qui? Queste sono pietre che prima, queste qui, c'erano dei muri. Qua facevano dei muri così, vedi? Muri, questi sono muri. Mettevano così, vedete? Oh. Così. Ecco qua. Molto semplice. Vabbè, queste case comunque qua. Nello spazio, se uno ci mette un po' di buona volontà, mettiamo le prete così. Guarda, un'altra prete così. E praticamente si faceva un muro a secco. Fin qui sopra. Dentro. Ci mettono tutte queste foglie, queste qua. Lo strato di foglie. E quindi un ottimo rifugio. Qua, 2.000, 3.000, 5.000, anche 12.000 anni fa, semplicemente ci abitavano. Poi, sotto c'era la cucina, quindi c'era la pesca, c'era l'agricoltura, la pastorezza, e qui è pieno di terrazzamenti agricoli antichi. Vabbè, adesso ho fatto per i miei massimi, tutti dietro, guarda quanti ce ne stanno. Queste comunque facevano parte, questa era chiusa, fin qui in sopra. Anzi, più precisamente questa, più che chiusa qui, il muro a secco era fatto così, vedete? E ci si lasciava un piccolo ingresso. Anzi, qui poteva essere, sicuramente è stato, c'era rifugio, abitazione per le persone anticamente, e anche delle pecore, crape, animali. Qua non ci siamo. Ecco, questo è un buco fresco. Allora, in linea di massimo vi ho raccontato, e questa in realtà non è che funziona, qua con le esperienze che ho, no? Allora, queste sono i resti delle pietre, queste erano tutte pietre, vedete? Le altre stanno pure sotto, ce ne sono molte. Questo era un muro a secco che ho fatto, vedete, un esempio così, un muro a secco che partiva da questa angolazione così, vedete? Quindi la grotta veniva chiusa così, dal momento che si chiudeva ci si metteva il fogliame, vedi, fogliame, rami secchi, e alla fine pure anche questi qua, perché si secca, anzi il muschio poteva essere utilizzato anche per chiudere qua delle intemperie via di seguito, poi anche avere qualche animale dentro si scalda l'ambiente stesso. Vabbè, io adesso proseguo la mia escursione.